oggi sono qui con i Bre Prince, gli Slinx. Gang, 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 bella. Raga, come state vivendo l'uscita del vostro disco? Bene, bene, bene. Avevamo un po' d'ansia, però siamo contenti i primi giorni. Stanno andando piuttosto bene. Ho visto che ci sono già due tracce che sono nella top 20 di Spotify. Ve le aspettavate che fossero proprio quelle due? Io, diciamo sì, perché era da un po' che ci avevamo quei pezzi lì e diciamo che il nostro album era un po' focalizzato su quelle due tracce lì. Che sono, diciamo, la ABC con... ABC e Freaky con Shiva e Nicki Savage. Esatto. Che tra l'altro è il singolo che poi ha aperto le porte a Trapause. Sì, ABC sì, è uscita 2 settimane prima dell'uscita dell'album e è partita subito a bomba. Parliamo del titolo Trapause, sappiamo un po' tutti, no, cosa sono le Trapause, ma cosa rappresenta nel vostro immaginario e soprattutto se ha qualche collegamento nel quartiere, no, dove voi siete cresciuti, nella vostra vita, eccetera. Allora, ha un doppio senso, diciamo, comunque, perché Trapause è, come sicuramente già sapete, in America il termine viene usato per descrivere le case in cui stanno comunque nel ghetto e in cui stanno nel ghetto e comunque noi volevamo dare un senso doppio. Comunque nella copertina si vede una casa, sì, un po' disastrata, che in realtà è casa dei miei genitori, e tipo, però anche l'altro senso è quello che è nato qua in Italia tra i ragazzi, per cui la Trapause è la festa in casa, che dal lockdown in poi si è iniziato a farle, dato che non c'erano più locali, e si diceva facciamo una Trapause, inteso come dire facciamo una festa in casa, e dato che le nostre canzoni sono molto da festa, da club, abbiamo pensato che fosse il nome giusto. Però avete comunque un immaginario un po' legato, no, al quartiere, alla strada, e con questi palazzoni, anche diciamo una realtà più umile, con la voglia di svoltare, di staccare con la musica, giusto? Sì, assolutamente sì. Diciamo che anche se noi facciamo musica, cerchiamo sempre di fare musica allegra per le feste, noi veniamo dalla strada, dai quartieri, da questa situazione, diciamo, quindi anche in alcune canzoni come Life ci teniamo a precisare questa cosa qua, perché ci teniamo a dire che veniamo dalla strada e non ci dimentichiamo da dove veniamo. Voi come vi siete conosciuti? Allora, io e Prince siamo amici fin dalle elementari. Ci siamo conosciuti perché frequentavamo tutti e due l'oratorio del paesino in cui siamo nati e giocavamo a calcio insieme. E da lì in poi siamo diventati migliori amici. E abbiamo avuto magari fasi della vita in cui magari io facevo una scuola e un'altra, in cui ci siamo un pochino allontanati, però siamo sempre rimasti migliori amici fino ad adesso. Com'è nata l'idea di fare musica insieme? Allora, io ho sempre fatto rap, freestyle, così, anche quando andavo a scuola. Ho avuto la fortuna di avere degli amici che ascoltavano tanto la musica italiana, quindi io ero già in quel mood lì. E sinceramente è stata un'idea sua, che una volta è venuto da me e mi ha detto: guarda, siccome tu lo fai da tanto tempo, poi lui musicalmente ne sa più di me, perché anche se io lo faccio da tanto tempo, lui è sempre stato quello che ascolta le canzoni, anche che per me ai tempi erano canzoni da sfigato, diciamo, tipo non lo so, i Blink 181, quelli 181, 181, 82, quelli lì che a me non piacciono, non è la musica da sento io. Io sono uno che è cresciuto con 50 Cent, quindi io ai tempi lo giudicavo un po' come uno sfigato. Però è sempre stato quello che ne sapeva, infatti è lui che mi ha dato l'idea di creare questo gruppo. Inizialmente era un po' lì e lì, e poi dopo è nato il nostro gruppo. Vorrei portarvi sfiga, però proprio anche prima dicevamo tra di noi che la maggior parte dei gruppi o dei due poi a un certo punto le strade si dividono, no? Voi avete mai pensato di fare parallelamente a questo progetto anche di avere dei progetti separati? Sì, 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 ci abbiamo già pensato, perché comunque noi, cioè, il nostro interesse comune è comunque quello di migliorare entrambe le nostre vite, quindi nel senso nel momento in cui magari
sarà meglio fare anche cose da soli, lo faremo senza problemi, però sicuramente come duo Slinks rimarremo sempre, perché magari a differenza magari di altri gruppi, io e lui siamo proprio come fratelli, capito? Quindi, cioè, non ho neanche paura di gufarmela, so che resteremo sempre uniti. Prima parlavi di Fifty Cent, comunque di musica che ti ha formato. C'è un artista italiano, un disco, una canzone che vi ha fatto dire ok, anche io voglio fare quella roba lì? L'album di Jack the Smoker, che adesso non mi ricordo esattamente. Jack Uccide? Dove c'era Vipera, okay. Quell'album lì. E Noyz, ho ascoltato tanto Noyz, ma diciamo che Jack the Smoker è quello che mi ha avvicinato al mondo rap, la sua scrittura, il modo, cioè lui era molto tecnico, quindi diciamo lui. E tu? Allora io sono un po' snobbato la roba italiana in realtà, mi ascoltavo magari Guè, qualcosa di Fabri Fibra, però ascoltavo quasi tutto americano fino a quando c'è stata l'esplosione della trap, che lì cioè ho iniziato lì davvero a vedere il valore comunque del rap italiano, perché quando sono venuti fuori i Gali, Sfera, così, facevano canzoni che mi ascoltavo, mentre prima magari la mia playlist era con solo due o tre canzoni italiane. Lì ero in hype per le uscite proprio del rap italiano, diciamo. E anche Blink. Gridino. Sì, anche quelli. Anche no, quelli. Ma io ho detto Blink perché no, era l'unico che mi ricordavo, però ascoltavo quel genere tutto, lì, cioè, ascoltavo magari 50 Cent, le sapevo tutte a memoria, le medie, ma sapevo tutte a memoria anche quelle di Blink 182. Senti, ma che figata è stato il concerto di 50 l'altra sera? Io mi sono emozionato, cioè, hai pianto? No, però cioè, ero proprio elettrizzato, ero fermo, non riuscivo neanche a cantare le canzoni, perché poi lo show è stato veramente incredibile, cioè assurdo. Già. A proposito di trap, voi fate trap, si può dire che fate trap? Sì. E avete anche un suono un po' più internazionale rispetto, più americano se vogliamo. Come nasce anche a livello proprio di sound il vostro disco e comunque il vostro progetto? Perché alla fine io penso che comunque se hai fatto tutta la vita ad ascoltare una certa roba, noi abbiamo ascoltato per la maggior parte la musica americana comunque, quindi siamo più influenzati da quella, e quello ha fatto sì che noi comunque ad oggi facciamo le cose in modo come ci vengono a noi naturali, e ci vengono più simili alla roba americana che magari alla roba europea, diciamo. C'è un artista in particolare al quale vi ispirate? Noi ha un bel po', tipo i Migos, poi Da Baby, Lil Baby, Young Thug, Future. Sì. Parlando di Trap House, voi in una traccia dite non ballo, sturdi, non so come fate, è una frecciatina a qualche artista italiano che fa drill, non vi piace semplicemente la drill, non vi piacciono i balletti? No, più che altro, ma non era non era per insultare, che io ci ho anche provato a ballare sturdy, però le mie gambe non riesco. Per quello ho detto non so come fate, perché è faticoso, cioè non mi metterei mai a ballare quello in discoteca, perché voglio rimanere profumato, non voglio sudare, puzzare le ascelle, quindi non farei mai. Però a livello di immaginario quello della drill non è poi così lontano dal vostro? No, assolutamente, anche perché nell'album precedente noi abbiamo fatto una canzone drill e abbiamo avuto anche una collaborazione drill un po' più chill con Alfa, che si chiama Parigi, però diciamo che noi sposiamo quel genere, però preferiamo fare musica da club, esatto. Al suo, è giusto. A livello di featuring, qual è quello più inaspettato? Cioè, inaspettato dalla gente? Da voi, cioè, magari, non so, avete messo giù la tracklist, avete detto, qua ci starebbe bene. Ok. Speriamo che accetti. Cioè, è capitata una situazione di questo tipo? Sì, quello di Shiva è stato inaspettato, perché comunque all'inizio Freaky l'avevamo chiusa con solo Nicki Savage. E Shiva, nel sentire il nostro disco così per caso,
si è gasato nel sentire quella traccia lì e ci ha detto che voleva fare la strofa, e la sera stessa ci ha mandato la strofa, ma non era programmata come cosa. Con Gue invece come è nato? Gue era da un po' di anni che insomma ci faceva apprezzamenti, ci faceva notare che gli piaceva la roba nostra, e avevamo cercato già in passato di collaborare con lui, ma era un po' impegnato, e appena abbiamo fatto Stylist abbiamo detto questo pezzo qua è il pezzo giusto per Gue, l'abbiamo mandato e lui subito professionale, perché magari la gente lo dà per scontato, no? Però ai livelli di Gue non ti aspetti che c'ha questa professionalità, capito? Quindi ci siamo trovati benissimo e ci ha fatto la strofa. È bello figo, è la seconda volta che collabora con lui, quindi diciamo che è un po' un bel sodalizio con lui. Come siete conosciuti? Con Bello Figo ci siamo iniziati a scrivere qualche anno fa. Ci aveva fatto i complimenti, così eravamo molto contenti perché comunque è un personaggio che seguivamo da quando eravamo piccoli, e si è creato subito un bel rapporto, anche perché comunque avendo origini comune anche lui e Prince, così, cioè, quando parlano spesso parlano in ghanese tra di loro, comunque così si è creato un bel rapporto, e quindi nel senso l'abbiamo voluto mettere sulla prima traccia, quella di qualche anno fa, perché per noi era perfetto, e allo stesso modo è successa la stessa cosa con ABC, che per noi era una hit su cui lui sarebbe stato la ciliegina sulla torta, diciamo. Vi siete mai trovati in disaccordo nel fare musica o magari nel creare la tracklist o nel decidere? Io lui? Sì. Tutti i giorni, però ormai a volte non ci parliamo, perché non, cioè lui magari, io penso che una cosa sia figa, lui poi arriva e mi fa, c'è sempre paccato, no, tranquillo, secondo me questa roba non spacca, e io magari me la prendo, no, poi a mente lucida anch'io analizzo e dico no, forse ha ragione, non spacca, quindi questa è la nostra forza, perché essendo in due, cioè, questa fortuna qua non ce l'hanno in tanti. Quindi prima che il pezzo esca, cioè, siamo sicuri di quello, perché sia io che lui abbiamo già focalizzato e sappiamo che questo pezzo esce figo. Qual è voglio sapere, la vostra traccia preferita del disco? La mia Life. La mia Coraggio, perché è molto sentita, poi... io ho parlato di un'esperienza che ho vissuto io nella mia vita, e sono passati tanti anni, però non credevo di riuscire a essere così profondo nel scriverla, e è stato uno dei primi pezzi che abbiamo scritto. C'è una strofa sua che avresti voluto scrivere tu, una barra, una rima sua che tu la dici cavolo, è talmente figa che avrei voluto scriverla io? Ce ne sono tante, però non saprei, perché col fatto che noi scriviamo insieme a volte mi dimentico anche cosa ho scritto io, cosa ha scritto lui, quindi non, così su due piedi non mi viene. E a livello di live porterete tra pause, avrete un tour, delle date? Siamo appena ripartiti col tour invernale, abbiamo date in tutta Italia, questo sabato siamo a Roma, e avremo una data qua a Milano durante la Games Week. A livello di pubblico, cioè come percepite la vostra fanbase live? Sono molto caldi, e poi noi, con il fatto che molte volte le nostre canzoni vanno virali su TikTok, aiuta molto, perché sanno praticamente tutto il testo dall'inizio alla fine, quindi diciamo che abbiamo una famiglia potente, figa. Diciamo, okay. Esatto. Visto che ormai la maggior parte dei vostri colleghi, ovviamente con un po' più di anni di esperienza alle spalle, fanno palazzetti, addirittura sono gli stadi, eccetera, è uno dei vostri obiettivi quello? Beh, sicuramente sì, l'obiettivo è arrivare a quello. Sicuramente è una cosa che va costruita comunque nel tempo, però cioè, il nostro percorso è sempre stato molto graduale. E speriamo e ci crediamo che arriveremo anche noi a fare quello. Il featuring dei sogni che sarebbe? Chi è? Drake. Sì, grazie. Kendrick.
Lamar. Al cubo, direi. Cioè, sì, si spera sempre in grande, capito? Certo. Mentre a livello italiano non c'è qualcuno con cui vorreste collaborare che magari vi sarebbe piaciuto avere nel disco? O... Io collaborare Marra, perché non ho neanche avuto mai il... cioè non l'ho mai conosciuto, quindi mi, cioè, per me, perché è stato uno che ho sempre ascoltato anche quando ero più piccolino, quindi ti direi Marra. Anch'io. Marra? Sì. Ok. Mi faccio l'ultima domanda. Come descriveresti il Trapausa in tre parole? Fresco. Divertente. Nuovo.